seguiamo, allora stavamo dicendo... No, stavo parlando male di Conte. Sì. Stavo parlando male di Conte, perché? Perché Conte, allora, ha disertato, come Giuliano ricordava un attimo fa, sì, tutte le interviste, tutte le presentazioni, come posso dire, delle partite da qui all'eternità, no? Perché? Perché la partita con la Sampdoria, prima della partita con la Samp, lui aveva detto che alcune squadre, diciamo, concorrenti, avevano acquistato dei giocatori, avevano nominato, se non erro, Roma, Napoli e via dicendo, e alcuni giornali, neanche tutti, alcuni giornali, avevano detto, ma forse ha detto così perché la Juve non l'ha comprato nessuno, ok? Allora, io credo che il diritto di fare dei commenti su dei virgolettati riportati in maniera corretta, come è stato, sì, sia il sale di questo mestiere, perché altrimenti uno, invece di fare giornalista, fa il registratore, ok? Mm. Allora, tu mi dici questo, io commento le cose che mi sembrano giuste, corrette, via di seguito. Non sono giuste, non sono corrette, ho capito male? Benissimo, l'autore del virgolettato la volta successiva, cioè il dopo partita, basta un giorno, due giorni, mi dice, Ciccio, guarda che hai capito male, io non volevo dire queste cose qua. Si chiariscono le cose e tutto torna come prima. Mm. Ora, che il signor Conte si creda l'unto del signore, che non si può nominarlo perché altrimenti si offende, ma che vada a quel paese, dal punto di vista, sì, del comportamento. Sì. Ma perché? Diciamo, ma che perché? Certi giornalisti, giornalisti insomma, quello che ha detto lui sul fatto che vada in curva invece di fare il giornalista, a quel giornalista che gli aveva parlato del rigore presunto, fallo di mano di Bonucci, eccetera, tutto sommato forse non ha torto, ma per un motivo, fa bene quello lì a farglielo notare, però c'è modo e modo, io credo che i modi a volte siano un po' violenti. Ti ricordi la partita con, dopo mi pare, la conferenza stampa dopo il Catania, se non sbaglio, l'anno scorso, che massacrarono letteralmente Angelo Alessio, ma lo massacrarono. Ma ragazzi, ma voglio dire, cosa c'entra? Uno ha il diritto di massacrare chi vuole. E però loro hanno anche il diritto di non rispondere a quel punto. Cioè, ok, ma tu non puoi dirmi, hai interpretato in maniera distorta le mie parole regolari e non hai capito. Benissimo, non ho capito. Se ne parla, però, se ne parla tra il diretto interessato e l'allenatore in questo caso, si chiarisce e tu continui a fare il mestiere che devi fare. Cioè, perché ricordiamoci una cosa, e qua ce lo stiamo dimenticando tutti quanti, se Conte parla o non parla con la stampa, al giornalista non gliene può fregare di meno. Fa uno sgarbo ai milioni di juventini sparsi in Italia, i quali vogliono sapere notizie sulla formazione, su questo, su quell'altro, rispetto alla partita che si gioca il giorno successivo. I giornali, i giornalisti sono i media, l'intermezzo tra il signor Conte in questo caso e la platea e tutti, dei tifosi. Certo, i tifosi. Per cui tu fai dispetto ai tuoi tifosi, ah, beh, no, certo, ai giornalisti. Non parlando, fai il silenzio stampa. Eccetera. Perfetto, certo. Il signor David Platt, che tu ricorderai, come no? Ecco, una volta in quel di Orbassano venne fuori dalla scaletta, che gli spogliatoi erano sotto, noi eravamo al piano terra, e disse con la sua voce da Stanley Olio, c'è qualcuno che ha bisogno di parlare con me? Allora tutti quanti lo guardavano, può essere facile. No, grazie. Il giorno dopo, stessa cosa. Tre giorni, alla quarta volta, io faccio, David, scusa, qui è abbastanza anomala questa cosa. Mi spieghi perché fai questa domanda? Ma perché se io non parlo, giornalista pensa con sua testa e per me è peggio. Hai che visto? È perfetto! Ha ragione, almeno uno fa la dichiarazione, fai quello la detto, tua dichiarazione, sono d'accordo. Fai la tua dichiarazione, vedi, è bravo, hai ragione. È bravo lui. Abbiamo...